organizzato questo concorso tra i bambini che frequentano il tempo prolungato. Ha come obiettivo quello di introdurre delle istruzioni preziose e una cultura del rispetto degli altri, in particolare della nostra città. Allora la sicurezza stradale, l'educazione stradale sono temi che possono essere immaginati con grande fantasia dei bambini nei lavori che possono fare in questi piccoli periodi di tempo che passano con i nostri educatori. Mi auguro che anche voi siate passati dalla Manica Lunga, dove c'è ospitata la mostra, ed erano tutti uno più bello dell'altro. Come impiegare tempo scuola e queste attività che stanno fuori, che in questo periodo non ci sia solo una custodia, un'assistenza, ma invece ci sia proprio un esercizio di creatività, ci sia che le bambine e i bambini crescano, abbiano qualche cosa in più, abbiano poi delle chance in più. Abbiamo ricevuto 50 cartelloni di Bologna e 45 della provincia. Erano così belli che tre premi non bastavano, abbiamo dovuto aggiungere il quarto e l'abbiamo chiamato premio della direzione. Il premio della direzione l'ha vinto la scuola Manzolini, servizio di Treppo. La scuola Manzolini è del quartiere Sabatozza. Io per auguri sono Morelli, Lisa e Riccardo Andrea.